Hakuna Matata ragazzi, ben ritrovati dal vostro CCC89. Siamo tornati in un nuovo video. Questa volta stiamo su Destiny. Signori, siamo su Destiny per PlayStation 4. Sì, io accetto gli accordi di licenza, perché se no tanto non ci fanno giocare. Sono sincero con voi, io da questo gioco, e detto proprio fra amici per parlarne, non mi aspetto assolutamente nulla. Mentre qua sta facendo il download e gli aggiornamenti che ci metterà una vita, intanto vi dico queste cose. Non mi aspetto niente, perché io l'ho guardato insieme a Dromosifoni, insieme a Yotobi, insieme ad altri youtuber all'epoca, proprio quando doveva ancora uscire. Mi è sembrata una copiozzatura da Halo. Tant'è vero che anche questa canzone che sento nelle cuffiette, non dico che è uguale, ma lì ci sta, eh. Cioè, questo mi fa piacere. Se secondo voi, anche secondo voi anche potrebbe essere una mezza copiatura. Anche è vero che gli sviluppatori sono gli stessi, e comunque la Bungie è sempre roba loro. Allora, aspettiamo che faccia sta mega installazione da 15 giga e 900 megabyte, e poi ci buttiamo in questo mondo. Ovviamente farò la campagna per vedere un attimo com'è. Signori, dopo ben 15 minuti di registrazione, stiamo al 99%. Mi voglio godere questo momento con voi. Attenzione! Attenzione, completato, signori. Adesso mi devi far giocare per forza a questo gioco, perché adesso mi hai fatto salire una curiosità incredibile, Destiny. Tra l'altro, un po' mi dispiace per queste nuove console che non ci danno l'opportunità di giocare appena infiliamo il dischetto, perché già precedentemente avevo fatto un download, cioè un aggiornamento di 280 megabyte. In più mi ha dovuto scaricare altri, mi ha dovuto portarti 15 giga di roba. Mo' imposta pure ancora come l'anni 90 praticamente. Cioè, ma veramente? Ma non ci credo, da. Ma non vedo ste cose da non si sa quanto. Modifica la luminosità. Modifica parametri di luminosità del tuo schermo finché il simbolo a sinistra non sarà appena visibile. Ok. Ah, avete capito? Appena visibile è questo, quindi per YouTube io devo utilizzare il 5. Cioè, ve lo dico tranquillamente. Sì, voglio... I sottotitoli italiani automaticamente se la lingua è postata per la tua piattaforma di diversa qualità. Se desideri che i sottotitoli siano sempre attivi e disattivi, puoi effettuare la scelta di questa pagina che mi per gioco. Sì, basati sulla lingua predefinita. Eh sì, penso che sia quello. A meno che non mi sono sbagliato, Potrebbe anche essere, perché non c'entra, cioè... Ditemi, li vuoi in italiano? Li vuoi così? Li vuoi cosà? Dico. Vabbè. Oh, ci siamo. Scegli la tua classe. Titano o titanide? Sei una macchina da guerra corazzata. Domina ogni battaglia con la forza, la strategia. Assaltatore, percuoti, poi ci abbiamo. Cacciatore, non mi interessa. E neanche lo stregone. Io son fatto che devo far male, raga. Cioè, questo. No! Non sono... esatto, voglio essere un maschietto, perché sono maschietto. Con quale faccia però? Insonne? Che significa? C'ho un'anima... Che figo! Ah, umano, insonne e exo! Ah! Che figo! Oddio, quasi quasi me lo faccio tutto exo! Oddio! Ma sì che lo voglio exo, ma stiamo scherzando? Volto! Che bello! Cioè, la personalizzazione è fantastica e mi ricorda tantissimo la scelta dei caschi di Halo. Ma tantissimo, signori. Dai, non mi dite di no, perché non ci credo. Cioè, è praticamente più o meno uguale. Accessori. Che cos'è? Ah, gli metto le corna praticamente. Vabbè, mo lo faccio diventare un Titan. Ecco, appunto, le corna. Che figata, no, comunque devo dire una cosa. Questo qua mi sembra veramente la personalizzazione di Halo, solamente fatta meglio. Cioè, se mi permettete, no, questo è bruttissimo. Accessori, mi piacevano tantissimo queste qua. Mi piacciono, sono molto... Questo è più aerodinamico. Accessori, ok, e voglio mettermelo. Oh, che bello, giallo. Il segno, non c'è quello di Ciccio Gamer 89. Non c'è, non voglio il segno, non lo voglio, chi se ne frega. Fine. Bello, ma il colore però non me l'hanno fatto cambiare dell'intera tuta, eh. Devo essere sincero. Ok, Activision. Spero che non mi diano il copyright, sinceramente. Fatemi spegnere il climatizzatore, che praticamente me sto a morire dal freddo. Dai, su.
tutto un po'. La grafica, vedendola così, è fatto con l'effetto sabbia, l'effetto particellare sabbioso, che praticamente è anche quello usato da Assassin's Creed. Oggi sono proprio culto, sono proprio acculturato oggi, cioè proprio vi dico le cose, proprio acculturato. Diciamo che l'effetto sabbia viene utilizzato forse per mascherare un pochino i poligoni, però è utilizzata e viene anche fatta egregiamente, viene anche fatta egregiamente. Questo forse potrebbe essere... Ah no, no, lo sbarco su Marte. Lo sbarco su Marte dovrebbe essere. E certo, c'è scritto pisello in giapponese, non ne ho idea. Eh sì, dovrebbe essere lo sbarco su Marte. Ovvio, non ve volei far vedere solamente cutscene. Ve volei far vedere anche un po' di gameplay, sinceramente, però... Comunque ci sta davvero di brutto. Uno dice, ma perché stai a parlare così tanto? Uno, perché ho le capacità per farlo. Sinceramente, so argomentare bene e mi piace tantissimo parlare con voi. In più, sto evitando copyright davvero un po' stronzi, sinceramente. Poi, tra l'altro, se fate lo sbarco su Marte e vi portate dietro dei fucili M16, Madonna, oggi quanto sono acculturato! Già significa che comunque qualcosa, appunto, pensavate di trovare. Adesso, che è sta figata? E comunque si vede che l'ha fatto la Bungie, perché comunque la Bungie su fattore colonne sonore ci prende davvero di brutto. Ci prende davvero di brutto, ve lo dico. Bungie è veramente... Lo chiamammo il viaggiatore. Ma io voglio i sottotitoli. Ci cambiò per sempre. Ok. Grandi città furono costruite su Marte e Venere. Sì. Mercurio divenne un pianeta fertile. Ok. L'aspettativa di vita triplicò. Fu un'epoca di miracoli. Ok. Guardavamo la galassia e sapevamo che il nostro destino era camminare nella luce di altre stelle. Sì. Ma il viaggiatore aveva un nemico. L'oscurità che lo cercava da eoni nei bui vortici dello spazio. Questo mi sembra tanto come il nemico di Lanterna Verde. L'oscurità ci trovò. Ecco, vedi? E fu la fine di tutto. E la miseria. Ma fu anche un inizio. Ok. Che poi mi dà sempre dei doppi sensi queste cose, mi danno, Sapete benissimo che per i Maya o per Nostradamus dovremmo entrare in un periodo molto difficile per la Terra, che se superiamo questo periodo, allora ci sarà... Dipende come lo superiamo, perché o moriamo tutti o diventiamo tutti una civiltà fantastica. E mi sembra subito dopo quella fase, no? Mi sembra ambientato per dire, nel senso... Almeno mi dà così. Cosmodromo, antica Russia, Terra. Ah, stiamo in Russia? Partiamo subito così cattivi? Non credo che ci farò una serie, A meno che non vedo il delirio sotto ai pollicioni, commenti, visual. Ma così mi metto nei guai, perché già ci abbiamo tante serie da fare. Però poi vedrò io come muovermi, insomma. Non è quello il problema. Non è quello il problema, assolutamente. Qua si vede che ne è passato di tempo. Guardate le auto come stanno messe. Praticamente è diventata ruggine a forma di auto. Però guardate che belli gli effetti luce intorno alle nuvole. Guardate che belli. Molto molto belli. Questo sicuramente è uno di quegli elicotterini da, i droni da ricognizione, no? Solamente un bel po' più tecnologico. Che poi non capisco perché non ce l'ho full screen. Non capisco perché non ce l'ho full screen. Quelli dovremmo essere noi. Quello dovrebbe essere... Non lo so chi. Bello. Eh sì. Ah no, non siamo noi mai. Non siamo proprio per niente noi. Ma hanno detto una parolaccia, io ve lo dico. Beh, ce l'hanno detta. Eh sì, io ho detto. Cosa? Eccoti. Ce l'aveva sicuramente con me. Ora partirà un tutorial incredibile. Più o meno, secondo me. Io voglio i sottotitoli.
Non mi fate incazzare. Guardiano. Cosa? Ha funzionato. Sei vivo. Non sai da quanto tempo ti sto cercando. Ah, sì? Sono uno spettro. Anzi, sono il tuo spettro. Vedi? E tu? Ascolta, tu eri morto da tanto tempo. Perciò vedrai molte cose che non riuscirai a capire. Molto figo però, eh? Molto molto siamo bello, mi piace. Ci faranno a pezzi. Devo portarti alla città. Non muoverti. Perché non mi dovrei non muovere? Non preoccuparti, sono qui con te. Dobbiamo muoverci, presto. Ah, è tipo Cortana. Adesso vera... non dico niente, però è tipo Cortana, ragazzi. È tipo Cortana, figo. Per carità, bellissimo. È territorio però... dei caduti. Qui allo allora, scoperto stai calmo. Stai un attimo calmo. Allora, io voglio andare nelle impostazioni e voglio andare un attimo sottotitoli. Mi devi mettere sì, per favore. Te lo chiedo, per favore. Ok. Entra nella muraglia. Per i dettagli, tengo premuto. Oh, vedi? Veicolo disabilitato, abbandona la partita. No, 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 no. Ok. Così corro. Graficamente è ancora presto per dirvelo, eh. Graficamente è ancora presto. Ti ho riportato indietro per morire ancora. Muoviamoci. Ho capito. Io ti ringrazio che... Ah bello, ma da mo che sto a cuore. Ma da mo proprio che sto a cuore. Cioè, mo di te come gioca ai giochi in prima persona o in terza persona. Insomma, gli spara tutto. Ok, fammi pensare. Sì. Troviamo un'arma prima che i caduti trovino noi. Guarda, mi sembra una grande idea. Sinceramente... Piano. Che figo. Sono sopra di noi. Ok, vado piano. Vado piano. Per non far rumore. Me se vanno un culà sotto un trattore. Bene, ci siamo. I sì. caduti amano il buio. Noi no. Ci serve più luce. Vedo cosa posso fare. Ok. Cerco qualche legnetto da sfregare. Un altro di questi sistemi bellici protetti. E solo qualche secolo dietro viene vuole ostacolarmi. No, è comunque. È tipo se fosse Cortana, dai. Oh! Eccoli qua, eccoli qua. Ma... Ehi, ho trovato il fucile. Andiamo, 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 andiamo. Oh, eccolo, eccolo, eccolo. Ok, fatemi provare sta bellezza, va. Fido che tu sappia usare quell'affare. Ma, bello mio, senti. Mo va bene tutto. Ma non mi insulta, eh. Cioè, non mi devi proprio dire le parolacce. Perché questo per me è una parolaccia. Speriamo che la luminosità sia buona, sinceramente. Oh. Guarda che... Guarda che t'ho visto, eh. Chissà se ci sta. Ah, ci sta l'attacco corpo a corpo. Allora ci sta. Praticamente mi sembrano tantissimo i comandi di Halo. Sarò forse un po' ripetitivo. Oh, vieni qua. Vieni qua, vieni. Madonna mia, cioè. Ragazzi, faccio i grandi culi su questi giochi, eh. Mi piacciono da morire. Mi piacciono da morire. Però... Oh, cazzottone incredibile la Rocky Balboa. Non si rialzerà mai più. Ve lo garantisco. Ve lo garantisco proprio. Ok, comunque così ma... No. Ah, bello, guarda che già lo so come si mira, eh. E faccio anche i grandi headshot se è per quello. Dai. Oh. Che fai? Guarda che... Vandalo, sei un vandalo. Sei un vandalo di me, te lo dico. Davanti a quello noi là... ce ne sono altri. Sì. Ma dobbiamo passare, coraggio. Ma qual è il problema? No, veramente, ma qual è il problema? Che poi sicuramente quello là è il punto esperienza, quello sotto, no? C'ha tipo i salti di Halo e sono un po' rallentati. Vediamo cosa c'è dentro. Ottengo il bottino. Ma no, che cos'è? Nuova carta. Allarma speciale. Che cazzo è? Fucile a pompa. Un fucile a pompa incredibile. Ok. Non toccarle. Non le tocco. Non ci sono problemi. Qual è il problema? Bello, te venga a piacere un po' tanto. Oh. C'ha un bel rimbombo. Mai toccare le mine che si mette, ragazzo. Oh, vedi? Yeah. E che porta a casa, struzzi. Oh, vedi? Dai, ricarica. Non me rompete i coglioni. Oh. Sicuramente, chissà se ci abbiamo i sovrascudi. Questo vorrei saperlo. Se ci abbiamo... Sì.
praticamente sono i soprascudi. Ok. Ragazzi, guardate qua, se vogliamo parlare di questi giochi, in particolare del mondo di Halo, mi trovate molto preparato, ve lo dico, molto molto preparato. Io non so quanto sto andando avanti, ma sto gioco per me promette molto bene. Promette molto bene, ma sono curioso anche di capire se eventualmente una serie sia di nostro gradimento. Più che altro. Oh! Ah, stronzo! Non ci provo a me più. Ve lo dico, non ci provo a me più, perché qua il mio livello di skill è infinito. Guardate che vi ho visto, Guardate che vi ho visto, Headshot, bitch! Proprio gli headshot. Vediamo un po'. Dai, dai, guarda che... Oh! Mega cazzottone, mega gagliardo. I caduti sono più presenti che mai. Sì. Andiamo avanti. Speriamo che là fuori sia rimasto qualcosa. Ma sì, ma te pare che non è rimasto niente. Allora, vediamo un po'. C'è un modo per salvare. Tanto per vedere il personaggio. Vedete, qua abbiamo le difese. Ah, ce lo possiamo comunque potenziare. Assolutamente, sottotitolo di sì. Va bene, signori, io direi che l'appuntamento di oggi può finire qua. Non so se abbiamo fatto bene, non so se abbiamo fatto male. Penso che comunque qua... Sì. Attivano navi per ogni dove. Ok. Ah, adesso che bello! C'è qualcosa che possiamo pilotare. Che bello, bellissimo. Signori, direi che l'appuntamento di oggi può finire qua. Se il video vi è piaciuto, tanti pollici in su, commentate, condividete. Ditemi voi se volete la serie, sicuramente molti di voi mi diranno di sì. Dobbiamo vedere visual, commenti e visualizzazioni. Perché comunque vi sto dicendo così, perché queste sono serie non programmate, d'accordo? Ciao!